Cianciano Terme. Possiamo iniziare la nostra visita guidata. Prego, seguitemi. La vittima si chiamava Antonio Smith. Era un noto archeologo italo-tedesco, pare facente parte del ramo cadetto di una nobile famiglia che commerciava in pietrisco e derivati. Pietrisco e derivati. Pietrisco? Mi è stato detto che fosse un sassone. Sassone, appuntato. È una regione della Germania, la Sassonia, non le dice niente? Ah, una regione della Germania? Quindi niente pietrisco e derivati? No. Peccato. Nella profondità dell'Etrusca notte... L'Etrusca notte? Il rosso etrusco nel buio cammina. Ah, il rosso etrusco. Avanza lento nelle nere grotte. Ah, nelle nere grotte, Accanto la lata dea gli avvicina. La lata dea? Alla prole di Crono stringe la mano perché nel regno suo è ora arrivato. La lata dea? Il mortalavo guarda da lontano e Achille l'amor suo ha ritrovato. Appuntato. Ma è chiaro, no? Chiarissimo. Si ricorda come il professore scriveva nei suoi versi? A dire la verità no, ma vada avanti. Va bene, d'accordo. Ecco, questo è un rarissimo esempio in cui un defunto stringe la mano a una divinità degli inferi. Ah sì, però manca la dea Lata. Lo diceva la poesia, questo me lo ricordo. Niente affatto, appuntato. La dea Lata è nella parte posteriore del cratere. Ah, sì. Guardi, qui si nota benissimo, vede? Ecco, questa è la dea Lata, Vant, che accompagna i defunti nel loro trapasso verso l'oltretomba. Mm-hmm. Poi, per completare i versi del professore, qui abbiamo l'avo che guarda da lontano, vede? E poi Achille e Pentesilea, la regina delle Amazzoni, che Achille violentò e poi uccise barbaramente. E dopo averle tolto la vita, si rese conto quant'era bella e se ne invaghì profondamente. Si chiama Achille, come il maresciallo Topponi. Che strana coincidenza, Fatemi il libretto! Ma che state dicendo? E voi? Cosa ci fate qui? No, cosa ci fa lei qui? Sono io che faccio le domande. E poi non lo sa che è vietato fumare? Sono una ricercatrice. Collaboravo col professor Schmidt per la catalogazione dei reperti. Stavo anche curando, sempre sotto la direzione del professore, il catalogo della mostra dei canopi. Il museo di Chianciano ha una delle collezioni di canopi etruschi più importanti d'Europa. Io non ne ho idea, però so che dovevo darle questo. Darle? Quindi sa che si trattava di una donna. Mi faccia vedere. Si poteva capire dal contenuto del biglietto, è un'altra bella poesia. Oh, accidenti! Amore mio bello, fiero e altero, già so che l'antica storia ti colpì di altro amor altrettanto vero, che un'etrusca mano allora scolpì. L'etrusca mano? La madre delle madri è qui che visse, pria che l'arno ingordo la rapisse. Beh, chiaro, no? Guardi, non lo dica più, altrimenti la rinchiudo dentro un canopo e poi lo tappo per l'eternità! Eccoci signori, questa è Madre Matuta, la madre delle madri. È stata scoperta quest'urna cineraria nel 1846 o 47 da Luigi Dei e risale al 440-450 a.C. La particolarità è che però questa è soltanto una copia, perché l'originale, come ha scritto il professore sui suoi versi, l'arno la rapì.
ovvero è conservata al Museo di Firenze. Questa statua cineraria è in forma di donna con in grembo un bambino avvolto in un panno. Questa specie di caccia al tesoro si sta rivelando molto produttiva. Abbiamo incrementato, e molto, i reperti in nostro possesso. Dunque abbiamo un fiore, abbiamo le poesie del professore e adesso anche una testimone che passerà la notte a torchiare bene bene. Non dimentica niente, appuntato? Mi sembra di no. Qualcuno del pubblico si ricorda cosa è stato trovato a fianco del corpo del professore? Un anello? Sì, certo, anche quello, ma soprattutto la gemma. Ah, già. E non le ho forse detto che è ricca di spunti e poesie interessanti? Questo saremo io e il maresciallo Topponi a deciderlo. Brigadiere. Mi segua. Grazie per la collaborazione, signorina Sara. Mi segua, avremo bisogno della sua testimonianza. Vi ringrazio tutti. Vi ringrazio e vi chiedo scusa se il tour questa sera ha preso una piega strana, ma come sapete le vie per arrivare alla verità sono infinite. Questa è sicuramente la più misteriosa e affascinante. Vi ringrazio. Questa sera abbiamo dato pace ai morti e abbiamo tolto un grosso peso dalle coscienze dei vivi. Vi ringrazio per aver avuto la voglia di scoprire come un archeologo, forse come un carabiniere, la verità dietro l'ombra. Thank you.